Siamo a Porto Sole, a Sanremo, e queste sono le acque dove di solito noi di The Boat Show proviamo gli yacht del cantiere inglese Princess. Questo è S65. Potremmo dire che non è semplicemente una barca, è un insieme di tante barche. Ha un profilo da coupé, ma ha anche il fly. È moderna, ma al tempo stesso risplende di un'eleganza classica. È larga, ma credo che sia anche molto veloce. Saranno riusciti ad esprimere il meglio in così tante e diverse caratteristiche? Se osserviamo la sua linea, con lo slancio del dritto di prua, le lunghe finestrature sullo scafo, le aggressive vetrate della tuga, possiamo goderne tutta la sua sportività. Ma se alziamo il nostro punto di vista, scopriamo che possiede anche un flying bridge. Questo tipo di ponte viene definito sport fly, ma non è poi così piccolo. Qui possono sedersi tutte le persone che la barca è in grado di trasportare. Qui si può prendere il sole, pranzare, cucinare, ristorarsi. Anche a prua lo spazio è polifunzionale ed è comodo non solo per il relax sul prendisole e sul divano, ma anche per pranzare, perché si può aggiungere il tavolo. Potrà sembrarvi strano, ma non tutti gli yacht dispongono di un vano storage in questa posizione, comodo per cime e parabordi, e di un man corrente sul lato interno del passavanti, per renderlo più sicuro. La terza area a prendisole è a poppa e non bisogna ampliarla, come a volte accade. È già abbastanza grande e di design. Il tavolo è raddoppiabile. Sotto il prendisole c'è il garage per un tender di 330 cm per chi ama tenere la plancetta immergibile completamente sgombra. Posso invitarvi ad entrare? L'armatrice di questo esemplare ha scelto di personalizzare il salone realizzando un lato grigio e uno bianco. Questa configurazione, con la cucina che sembra unire interni ed esterni, è preferita dalla maggior parte degli armatori e sempre più spesso troviamo questo mobile passavivande. Ci sono la lavastoviglie, il microonde, 4 fuochi ceramici e di fronte il tavolo è ampliabile. Ai mobili della cucina si aggiunge un contenitore lungo il fianco di dritta, riservato ai bicchieri e alla refrigerazione. Per ovvie ragioni costruttive, qui sotto ci sono le cabine, la zona prodiera del salone è rialzata e prevede il salotto con tavolino da caffè e il posto di comando con 2 lussuose poltrone ben armonizzate con gli altri arredi. Pilotando dall'interno si può comunque godere il piacere della brezza. Vi segnalo 3 elementi tecnici: la porta di sfuggita sul passavanti, il rilevamento della temperatura degli scarichi, primo segnale di surriscaldamento dei motori e l'allarme di contaminazione del carburante, l'evento più pericoloso per il funzionamento del sistema di alimentazione. Chissà che cosa osserva per prima cosa l'armatore di uno yacht come questo. Io, dopo la sala macchine e la timoneria, guarderei la cabina padronale. È ovviamente larga quanto lo scafo, ha un divano e sul lato opposto un mobile contenitore. Si possono scegliere le essenze e la loro finitura, satinata o lucida. E il bagno è a poppa via, quasi perfetto, anche se noi italiani lo vorremmo più completo. Anche con i motori in moto, a bordo c'è un'atmosfera ovattata. Ah, ecco perché il phon assorbente, anche qui. Secondo la più classica delle configurazioni, nel vertice c'è la cabina per gli ospiti di maggior riguardo,
o per quelli più chiassosi che volete tenere lontani dalla vostra cabina armatoriale. Lungo i fianchi altre due cabine, una con letti gemelli unibili e l'altra con letti sovrapposti, oppure uno storage in basso e un letto. Troppo alto? No, c'è il gradino per salire. La cabina per il marinaio è un optional. Quali sensazioni vi aspettereste di provare al timone di uno yacht come questo? 20 metri di lunghezza, 5 di larghezza, 30,5 tonnellate di dislocamento a secco e il flying bridge. Beh, probabilmente è molto tranquillo. Gas! Dodici nodi, plana, alza un po' la prua, entra in cabrata, poi si stende e schizza via come un open veloce. Di solito alla guida di imbarcazioni come queste non ti aspetti una simile reazione. Sono barche fatte per navigare tranquillamente ad andature di crociera di 15-20 nodi e al massimo a tutta manetta potrebbero raggiungere 25-30 nodi, ma non questa. In effetti abbiamo due motori MAN diesel a 12 cilindri AV. Potenza? 1400 cavalli ciascuno, praticamente il doppio di altri yacht di questa categoria, diciamo motorizzati al minimo. Quali sono i vantaggi? Intanto che potete scegliere su una gamma di velocità molto più ampia e poi se navigate alle tipiche andature di crociera di 20-25 nodi, alla fine, beh, non stressate i motori, non li affaticate e quindi il consumo a quelle andature non è più alto. Quindi questa scelta è positiva. Sì, però attenzione, perché con motori così potenti siete indotti ad andare veloci. Lo faccio anch'io, adesso. Quindi a consumare più carburante. A questo punto potrebbero nascere i problemi. Il primo, il costo del carburante. Non mi riguarda, questo yacht non è mio. Il secondo, l'autonomia. Non c'è problema. Abbiamo un serbatoio da 4100 litri. E allora, gas! Immagino che i motori si stiano riposando, più o meno come me. Sono a 1560 giri e siamo a 20 nodi. Oggi la giornata è fantastica, il Mar Ligure ci ha concesso un mare calmissimo, come raramente avviene. Siamo ancora lontani dai regimi massimi di crociera, siamo solo a 1860 giri minuto, siamo già a 26 nodi. Sappiamo che Princess realizza i suoi scafi per navigare in qualsiasi condizione, quindi con carene molto profonde. Ecco, questa è la dimostrazione. Guardate che rapidità di virata e che angolo di sbandata! Secondo me hanno ragione loro. Meglio accettare qualche grado di rollio in più, ma poter navigare bene, confortevolmente, anche quando il mare si fa più difficile. Questa postazione è fantastica per navigare sotto costa perché la visibilità è ottimale. Dall'alto si domina il mare, si controlla l'eventuale presenza anche di piccoli segnali o piccole imbarcazioni. E bisogna stare attenti perché siamo a 31 nodi e mezzo, 32 nodi al regime massimo di crociera di 2100 giri minuto. Bisogna spingere lo sguardo avanti e non si è abituati a farlo con imbarcazioni di questa tipologia. Ma questa corre! Corre veloce!
Quanto? Giù la manetta! Avrebbero dovuto farla più aerodinamica, la presa al vento è notevole. Quando si va così veloci, conta anche il CX. Siamo a 37 nodi, 2360 giri minuto. Il Princess S65 è un 20 metri, molto comodo, con 4 cabine, con il flying bridge. Non pretenderete certo che costi poco. Beh, se volete risparmiare, scegliete quello con una motorizzazione minore. Io però non lo farei.